Francesca Brianza, che è la Presidente della Commissione per i rapporti Lombardia-Svizzera. Ieri l'incontro con il rappresentante della Confederazione Elvetica, il Segretario di Stato per l'Economia in Aachen, tanti temi al centro dell'incontro, immagino anche la questione dei frontalieri. Ah, sì, i temi dei quali si è discusso sono sicuramente molteplici. Stiamo vivendo un periodo un po' particolare, perché in questo momento si sta parlando molto della revisione degli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, accordi che evidentemente mettono sul tavolo anche la questione dei frontalieri e anche la questione molto importante dei ristorni dei fondi per i comuni di frontiera. Questi sono sicuramente i temi che in questo momento ci stanno più a cuore come Regione Lombardia, consapevoli che nella trattativa tra Italia e Svizzera però rientrano anche tanti altri temi, quali il rientro dei capitali, la blacklist, il segreto bancario e tanto altro. Quindi noi come Regione Lombardia cerchiamo di tenere alta l'attenzione invece su due cose che sembrano avere un interesse strettamente locale, ma che sono assolutamente fondamentali. Da un lato parliamo proprio dei frontalieri, che sono un numero assolutamente elevato, stiamo parlando di 60.000 lavoratori che ogni giorno dalla Lombardia arrivano in Canton Ticino, in Canton Grigioni, semplicemente per trovare un'opportunità di lavoro e che quindi meritano tutta la nostra attenzione in questo momento assolutamente particolare. E dall'altro c'è la situazione dei comuni di frontiera, comuni che vivono annualmente dei ristorni delle imposte trattenute in Svizzera, ristorni di cui si sta discutendo proprio anche in questo caso nella revisione dell'accordo bilaterale, e sappiamo bene che nel momento in cui questi ristorni venissero toccati, ridotti o eliminati, per i nostri comuni di frontiera sarebbe un grave danno. Ma sentendo appunto ieri la rappresentante della Confederazione Elvetica, c'è qualche passo in avanti per questa questione? Ma diciamo che la revisione di questi accordi pare ci siano trattative abbastanza fitte in tal senso, si dovrebbe comunque arrivare a una conclusione entro questo anno, accordi la cui revisione è oggetto di discussione ormai da anni. Come abbiamo chiesto, Regione Lombardia vuole essere parte attiva di queste discussioni, di queste trattative, quindi ci teniamo a rimarcare quelle che sono le nostre posizioni. Da parte loro è chiaro che il pacchetto è sicuramente più ampio, ma c'è la consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda la questione dei frontalieri, che sono comunque essenziali per l'economia svizzera, per l'economia del Canton Ticino. Senza evidentemente i frontalieri non avrebbe sicuramente un apporto di manodopera assolutamente qualificata, e non solo come quella che ha in questo momento. Ma sempre per quanto riguarda i rapporti con la Svizzera, nei giorni scorsi si è svolto in provincia di Varese un tavolo che riguarda più che altro la questione del trasporto ferroviario. Sono emerse delle criticità sul piano delle infrastrutture da questo punto di vista? Ma diciamo che ci sono numerose infrastrutture di tipo transfrontaliero che stiamo cercando di seguire anche con l'assessore regionale Cavalli. Sicuramente in questo momento c'è un'infrastruttura molto importante, che è il potenziamento di questa linea Alptransit, che transiterà proprio da Luino, Laveno fino a Sesto Calende, e parliamo prevalentemente di un trasporto merci su ferro. Sicuramente questa è un'opera importante, un'opera sicuramente che avrà un riscontro positivo dal punto di vista ambientale, perché è sicuramente preferibile il trasporto su ferro rispetto al trasporto su gomma, ma è altrettanto vero che un'opera del genere avrà un impatto sui nostri territori, se pensiamo chiaramente che ci sarà un implemento del numero di treni merce che transitano quotidianamente, questo intervento avrà un impatto sui nostri territori. E allora la Regione Lombardia, la provincia di Varese e i comuni coinvolti stanno cercando di superare queste criticità e proporre un piano che possa essere condiviso per fare in modo che quest'opera ci sia, venga realizzata con tutti i benefici che ne comporterà, ma con un occhio di riguardo e una tutela per i territori interessati e coinvolti da questa grande infrastruttura.